mai svilire il valore della ragione. Profondo conoscitore del greco e dell'ebraico, si laurea in teologia e in archeologia all'Università Ebraica di Gerusalemme. Inizia presto l'attività di docente e di esegesi biblica al Seminario Arcivescovile di Milano e alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, coltivando al contempo la passione per l'archeologia che lo porta in Siria, Giordania, Iraq e Turchia. Nominato prefetto della Biblioteca Ambrosiana, lavora al fianco dell'allora arcivescovo di Milano, il compianto Carlo Maria Martini. La fede indiscussa, la cultura sterminata, la capacità di comunicare lo portano in breve ad occupare cariche di peso internazionale. È nominato infatti da Papa Benedetto XVI presidente del Pontificio Consiglio delle Culture e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, presidente della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa e del Consiglio di Coordinamento dell'Accademia Pontificia, membro del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, della Congregazione per l'Educazione Cattolica e del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Nel 2014 Papa Francesco lo nomina membro della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica. La biografia di un personaggio del livello del Cardinal Ravasi è assai complessa e multiforme, non può pertanto essere riassunta in un elenco di incarichi. Come non citare infatti la passione con la quale si è dedicato alla letteratura? Non si scrivono oltre 150 opere riguardanti prevalentemente argomenti scientifici e biblici, ma anche edizioni commentate dal Cantico dei Cantici, del libro di Giobbe e dei Salmi, se non si è animati dal desiderio impellente di rendere partecipi gli altri delle proprie intuizioni, delle proprie scoperte, delle proprie aspirazioni, che nel caso di Monsignor Ravasi implicano sempre un messaggio di tolleranza, di reciproco rispetto, di apertura verso mondi e realtà che travalcano lo stretto confine nel quale spesso ci costringono pregiudizi e preconcetti. Ed è con questo spirito di apertura che si dedica anche all'attività di giornalista. I suoi articoli portano tutta l'impronta di una medesima esigenza, l'invito a non dimenticare che l'uomo è stato dotato del dono più prezioso, il libero arbitrio. Conferendo al Cardinale Gianfranco Ravasi, del quale presentiamo il suo libro, Le Beatitudini, il Premio Internazionale Positano di Giornalismo Civile per il 2016, si intende dare un riconoscimento a chi nei suoi scritti sa toccare le corde della ragione, oltre che della fede, e riesce a coniugare fede e ragione, libertà e osservanza dei dogmi, laicità e religione. Il Premio Internazionale di Giornalismo Civile ha portato a Positano la rappresentazione viva di una cultura dell'informazione matura, coraggiosa, consapevole della grande responsabilità civile dei mezzi di comunicazione. In occasione del premio conferito nell'azienda Chiton, oggi rappresentata dal dottor Pasquale Iannetta, che è da sempre impegnata a diffondere cultura e comunque vicina col proprio marchio a questa iniziativa, vuole oggi riconoscere la sua alta responsabilità con un abito sartoriale. Se la costiera amalfitana è un'incantevole creazione della natura, un esempio eterno di bellezza, l'eleganza è l'armonia delle forme lavorate dal gusto degli uomini.